Let's go, bitches. Mi dispiace di non aver messo alcuni video in questi giorni, ma stando a Colonia è stato un pochino difficile. Comunque, come vedete, sono finalmente a casa. Sono già sulla mia DX Racer e sono già pronto a giocare. Sto già praticando un pochino. Come sapete, ho switchato da Claw a giocare con i paddle completamente. Non utilizzo più il dito medio per sparare. Sto giocando usando R1 ad L1. Ho cambiato un po' di cose perché ho visto delle cose in LAN, ho provato delle cose. E niente, sono stato felicissimo di questa esperienza. E la cosa più bella che mi ha fatto veramente piacere è il fatto che lo streaming europeo ha raggiunto più di 80.000 persone live. E non solo questo, ci hanno fatto tutti i complimenti per com'era lo show, per come abbiamo fatto le transizioni, le analisi al desk, il commento, il fatto che c'erano persone di altre nazioni europee, quindi che non era solo il classico cast inglese, ed è piaciuto molto. E la cosa che mi ha fatto più piacere sono stati i complimenti che mi sono stati fatti. Io per tutti i giorni prima, come avete visto dai video che ho messo su Facebook, avevo un'ansia incredibile. Stare davanti alla telecamera, cercare di immaginare come essere davanti a migliaia di persone, specialmente nel mondo online, dove se fai uno sbaglio, dici una cosa errata, la gente ti prende per il culo a vita, fa delle cose su internet. Come sappiamo, la gente preferisce flammare e trollare, quindi ovviamente io pure stavo là e facevo, oddio, devo fare le cose giuste così. Però alla fine, se devo dire la verità, quando ho fatto i rehearsal, cioè le prove dello show, eccetera, eccetera, mi sono sentito più a disagio che farlo quando abbiamo fatto lo show vero e proprio. Forse perché è della serie Go Big or Go Home, o forse perché comunque avevo dei dati davanti veri e propri, e quindi parlavo di quelli. Non è che mi dovevo inventare delle cose come durante lo show di prova. E comunque sono stato molto felice dei complimenti che tra l'altro mi hanno fatti anche i giocatori là, cosa che non mi aspettavo, e anche persone dello staff americano di ESL che hanno fatto lo streaming delle qualificazioni. Sono contentissimo, lo streaming europeo secondo me è stato di successo, molto più di quello americano, è stato molto più interessante, partite assurde, tipo Infused Vitality, tipo Fab Splice e così via. Secondo me sono pure Infused Epsilon, cioè sono stati un sacco di match bellissimi per tutto il weekend. E devo dire che le persone di ESL sono veramente troppo professionali. Sono un altro livello rispetto a qualsiasi persona abbia visto lavorare nell'ambiente di Call of Duty, nel creare eventi, eccetera, eccetera. E sono contentissimo che abbiano preso in mano loro questo evento. Comunque c'è il COD World League e tutto quello che riguarda la cosa professionale di Call of Duty. L'altra cosa di cui sono felice è che chi accederà nella Pro Division dovrà comportarsi in un certo modo. Non possono esistere più flame, non possono esistere più favorite così a buffo per fare il carino simpatico, non esiste più prendere per il culo, eccetera, eccetera. Bisogna comportarsi professionalmente come i giocatori di calcio. Ci hanno fatto vedere degli esempi, ci hanno fatto vedere degli esempi di cosa fare, di cosa non fare, di come comportarsi, di cosa ci può succedere, eccetera, eccetera. Quindi mi è piaciuto molto perché vogliono cercare di renderci professionistici e, se vi posso dire la verità, il loro obiettivo è di farci diventare in 3 anni com'è la community di Counter-Strike ora, cioè praticamente far diventare Call of Duty grande come Counter-Strike in Europa e far diventare specialmente i giocatori europei famosi e forti come quelli che sono i giocatori di Counter-Strike, perché se non lo sapete i giocatori europei sono tra i più forti comunque su Counter-Strike, e questo attraverso questo piano che hanno di 3 anni. E molto bella come cosa, e quindi tutti quei cancri, diciamo, della community, eccetera, eccetera, se hanno una possibilità di andare lì in alto si devono comportare bene, o se no, pam, se ne vanno via. Questa è una cosa che mi piace molto. Pure io devo cominciare a essere più calmo e non rispondere alle provocazioni, ma sono fatto così, ma ci devo riuscire se entrerò. E sono stato molto contento di essere lì al desk, ma sinceramente volevo giocare. Il fatto di giocare lì davanti, di giocarmi le qualifiche, mi avrebbe dato un boost sicuramente alla mia performance. Sono stato molto felice, specialmente perché ho potuto capire molte cose sul Ban and Protect, come funziona, come, diciamo, giostrarmelo, eccetera, eccetera. Quindi mi è piaciuto molto. Sinceramente devo dire, a volte ho ritenuto molto stupido il Ban and Protect per alcuni casi, perché forse dovremmo avere un rule set già prefissato. Se non lo sapete, i giocatori che non l'avevano fatto il cosiddetto gentleman agreement, cioè avevano accettato di giocare tra di loro senza determinate cose, ecco perché avete visto dei ban abbastanza statici. E secondo me questa cosa è giusta, dovrebbe essere sempre così. E ora ci saranno le qualifiche online lunedì, martedì e mercoledì, e sarà uno scempio. 48 dredge, shock charge, trip mine, peggio schifezze che si possono vedere, UAV, Counter UAV, tutte le cose più schifose. Vabbè, ma non fa niente. L'importante è cercare di qualificarci. Come sapete, abbiamo
levato Battle King dal roster perché non ci sentivamo, secondo noi, diciamo, confident, non avevamo la confidence, non so come dirlo in italiano, ormai non riesco più a parlare italiano. Comunque non ci sentivamo abbastanza bravi con lui, abbiamo deciso di cambiare, allora vedremo chi prendere. Probabilmente una R, uno comunque che macina kill su kill e ottiene posizioni, perché ci serve per il nostro stile di gioco. Io farò sempre il mio ruolo della R ancora, ma sono disposto ovviamente a cambiare, io voglio giocare per vincere, non mi importa quello che devo fare, spero di poter continuare a fare l'R, che è quello che preferisco. Oltre a questo, beh, cosa c'è da dire, è stata un'esperienza fantastica, e devo ringraziare anche la mia ragazza che mi è venuta a fare una sorpresa e mi è venuta a trovare in Germania, quindi è stata pure lei con me, mi ha visto, mi ha dato un boost sul nome per stare lì davanti alla telecamera. E niente, la cosa più contenta è che vi ho fatto orgogliosi, ho visto i commenti, tutto quello che avete detto, ma quello che voglio fare io è giocare, spero di non... cioè, spero di avere ancora le mani, la skill e la bravura di poter competere ad altissimi livelli, ma vedendo comunque Millennium, sì, loro hanno 100 volte la mia esperienza, facciamo pure 1000 la mia esperienza, però sono giocatori che hanno tutti la mia età e sinceramente magari non batterli, ma magari raggiungerli, forse ce la possiamo fare, io sono il più anziano del mio team, se si può dire. E niente, magari quando smetterò di giocare, lavorare per ESL sarebbe una cosa bellissima. Mi dispiace che ESL Germania, Francia e così non sono come... cioè, che l'ESL Italia non è come l'ESL tedesca, perché come vedete l'ESL italiana non organizza niente. L'ESL tedesca è di una grandezza assurda, i loro uffici non potete capire come sono e quello che hanno fatto. Comunque, bitches, io sono contentissimo di questo evento, l'unica cosa che mi dispiace è della situazione italiana. La gente che si insulta per delle scrim, cosa che non potrà più fare se diventerà mai un pro player della CVL. E l'altra cosa è qui in Italia, la cosa brutta è che la gente non conosce le sport. Sono stato ieri sulla pagina Facebook di Call of Duty e vedevo solamente insulti quando mettevano i link dello streaming e delle foto. E quello che mi chiedo io, ma perché l'Activision Italia non fa niente? Perché non fate qualcosa, qualche video, qualcosa per far capire alla gente cos'è l'eSport, cosa vale, cos'è competere, far capire che la console è competitiva. Leggo sempre i soliti insulti dalla gente ignorante che non conosce questo mondo. Ed è brutto questo, perché vedo fanno i video con i giocatori del Milan e con gli youtuber che ridono e scherzano e poi si prendono una marea di insulti quando possano le cose competitive. Cose che in tutto il resto del mondo sono serie e vengono prese di petto, invece noi pensiamo al pallone e agli youtuber che fanno video trash. Io non so che dirvi, ragazzi, io vi saluto comunque, bitches, ora uploado il video e poi vado in streaming che sto praticando a giocare senza il, come si dice, senza la crow, quindi let's go, bitches!